Noi utilizziamo il test a sangue occulto nelle feci, che è uno strumento semplice per diagnosticare la presenza di sangue e quindi il rischio che ci sia all'interno dell'intestino una neoplasia non necessariamente maligna, ma che in ogni caso genera il sanguinamento. Questo tipo di test, nel momento in cui è positivo, induce all'effettuazione di un test di secondo livello, che è la colonoscopia. Quello che bisogna fare è convincere la popolazione a effettuare il test, soprattutto nella fascia d'età di maggiore rischio, che è quella tra i 50 e i 74 anni. Il Comune di Napoli ha aderito al progetto dell'Istituto Pascale per informare e sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione del cancro colorettale. La diagnosi precoce è una strategia molto efficace nella lotta a questo tipo di patologie. Purtroppo in Campania meno del 30% dei cittadini invitati dalle ASL si sottopone allo screening, a fronte dell'80% dei cittadini dell'Emilia-Romagna e del Triveneto. Bisogna superare tendenzialmente il 50 per andare verso il 70, siamo a dati invece molto più bassi di questi. E poi bisogna anche riuscire a costruire un percorso assistenziale per i pazienti che hanno problemi di questa patologia e anche di altre patologie oncologiche, che consenta un accesso rapido, tempestivo a strutture di altissima qualità. Io credo che una delle cose da costruire è costruire un sistema di rete tra territorio e ospedali in cui il paziente si senta accompagnato. Uno dei problemi più importanti per i pazienti delle realtà dove vi è fragilità dei sistemi sanitari è che la malattia spesso si accompagna a un senso di solitudine. Bene, noi dobbiamo riuscire a fare in modo che i sistemi e i servizi sanitari riescano a prendere in carico questo paziente accompagnandolo rapidamente dentro un percorso che sia risolutivo, tempestivo e di qualità. Noi conosciamo esattamente i meccanismi con cui si sviluppa e sappiamo come possiamo prevenirlo, meglio diagnosticarlo precocemente. Identificare una lesione precocemente significa sottoporre il paziente a un trattamento endoscopico e quindi interrompere quella sequenza di trasformazione dal polipo benigno al polipo maligno e quindi evitare la chirurgia, che spesso è foriera di complicanze e anche soprattutto un'alterazione della qualità di vita, soprattutto se parliamo dei tumori della parte più bassa, cioè del retto. Il progetto prevede di sottoporre ad esame diagnostico i lavoratori del Comune di Napoli con più di 50 anni e quelli con meno di 50 anni che presentano fattori di rischio. Tale sperimentazione punta ad aumentare l'attenzione di tutta la cittadinanza sulla necessità di affidarsi alla prevenzione, accedendo all'offerta pubblica di servizi sul territorio. Il Comune, con questo progetto, in collaborazione con l'Istituto Pascale e l'ASL Napoli 1, vuole da un lato sensibilizzare, informare, avvicinare presso anche proprio i luoghi di lavoro, quindi presso le municipalità, i suoi dipendenti, per dare informazioni e sensibilizzare, ma anche per sollecitarli a ricorrere anche allo screening presso l'ASL Napoli 1. L'ASL Napoli 1 raggiunge con lo screening gli over 50. Gli under 50 invece verranno raggiunti attraverso l'analisi dei fattori di rischio proprio dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Pascale. Quindi l'idea è proprio quella di sensibilizzare ed informare tutti, farlo attraverso i dipendenti comunali che sono comunque un bacino consistente anche di popolazione della nostra città, con l'idea di diffondere quanto più possibile presso la cittadinanza tutta.